E sono sei. Piovono come nelle precedenti occasioni le condanne internazionali dopo l'ennesimo test nucleare nordcoreano, da quelle ovvie di Corea del Sud e Stati Uniti a quelle meno attese dello storico alleato cinese di Pyongyang. Reprimende che fino ad ora sembrano servite a ben poco. Gli esperti sono fra i più preoccupati. Così il presidente di una task force per la riduzione delle armi nucleari. La magnitudine e la potenza del test dimostrano che il programma nordcoreano ha raggiunto un livello mai visto prima. La situazione è tesa all'altezza del 38° parallelo. La Corea del Sud chiede più aspre sanzioni, assicurando che farà tutta la pressione possibile sul Consiglio di sicurezza perché si arrivi a un isolamento totale di Pyongyang. Così si è deciso nella riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, che ha annunciato l'ipotesi di accettazione di più armi tattiche dagli USA. Il Presidente ha ordinato le misure più dure possibili assieme alla comunità internazionale di fronte alle ultime provocazioni della Corea del Nord. Questo include una maggiore pressione sul Consiglio di sicurezza. Trump ha già fornito sistemi antimissile a Seul, ma le difese potrebbero essere implementate con armi d'attacco in vista di un peggioramento della situazione e dei rapporti fra le due Coree. Finora sembra che Pyongyang abbia voluto offrire una risposta all'esercitazione congiunta Seul-Washington che il regime considera una provocazione.